È giusto prendere le mosse di questo intenso anno leopardiano da qui, dal luogo che gli ha dato i natali. Un lancio di paracadutisti con il tricolore ha accolto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nella visita fatta a Vinci per le celebrazioni del 500° anniversario della morte di Leonardo. La seconda volta di un presidente della Repubblica nel paese natale del genio del Rinascimento, dopo la visita resa sempre per celebrare Leonardo nel 1952 da Luigi Einaudi. Un apporto che quasi carsicamente si ripropone ogni volta che appare necessario riflettere sulla libertà della ricerca, della cultura, ma più semplicemente sulla libertà con la L maiuscola e sulla dignità della persona. L'eredità lasciata da questo figlio di Vinci è immensa ed è giusto, signor Sindaco, che i vinciani ne nutrano orgoglio. Celebrare Leonardo significa naturalmente interrogarsi sulla molla che lo ha spinto sempre più in là, nella sua ansia di ricerca e di espressione, utilizzando, come lei ha ricordato, Sindaco, l'esperienza e la ragione, il desiderio di conoscere, di sapere, di governare le risorse e i fenomeni fisici e naturali e di porli al servizio dell'umanità. A Vinci, il capo dello Stato, ha inaugurato la mostra Leonardo da Vinci alle origini del genio, uno degli eventi più importanti realizzati per l'anno leonardiano. Opere, studi, progetti, riflessioni, intuizioni, tutti segni di un impegno inesausto di ricerca in tanti campi diversi e che contemporaneamente si riassumono nella persona di un intellettuale, artista, scienziato, rinascimentale, che interpreta in modo mirabile e già per quei tempi inconsueto il rapporto tra umanesimo e scienze. E questo ben prima che i chierici del Novecento si interrogassero su come superare lo iato, in realtà soltanto apparente, tra le due culture. Appunto perché figlio di quel tempo in cui la cultura non riconosceva frontiere e accomunava nello scambio di esperienze tutta l'Europa, malgrado i contrasti e le guerre interne, qualsiasi ingenuo tentativo di leggere la sua opera entro confini organizzati nei secoli successivi, tra le scienze o tra i territori e tra i popoli, apparirebbe fallace e soprattutto riduttivo del contributo immenso che Leonardo ha recato al progresso dell'umanità. L'ultima tappa nel programma della visita a Vinci del Presidente della Repubblica è stata poi la casa natale di Leonardo a Anchiano, dove a cogliere l'illustre ospite sono stati i bambini delle scuole elementari.